Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, vi invio i miei saluti e le mie benedizioni, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La parola incoraggiante di Dio è tratta dal libro dei Romani 6 e 8. Se quindi siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui. Secondo Romani 6 e 8, se moriamo in Cristo, risorgeremo anche con Lui. La nostra morte in questo mondo non è una fine. C'è vita dopo la morte con Dio in cielo. Ciò significa che vivremo con Cristo per sempre. Ma oggi ho sentito alcuni dire che sto lentamente morendo giorno dopo giorno. Alcuni ragazzi potrebbero dire che mi sto muovendo lentamente verso la distruzione. E mi chiedo se riuscirò a sfuggire da questa situazione e a uscirne incolume. La parola di Dio significa che sarai salvato dalla distruzione di una terribile situazione se ti connetti con Gesù e se anche Dio si unisce a te. Quindi, devi trovare un modo per sfuggire. Quando qualcuno viene colpito da una malattia e i medici non riescono a diagnosticarla, e successivamente scoprono che la malattia non ha cura, potrebbero dire, beh, questa è una malattia incurabile. I pazienti potrebbero non vivere a lungo, ma potrebbero essere ancora in vita per alcuni giorni. Quindi, la persona è consapevole della sua morte e la prima cosa che vorrebbe fare è vedere tutti i suoi cari. Cerca quindi di sistemare la sua casa o di far calmare i suoi figli, temendo di non poter assistere al matrimonio dei propri figli. Abbiamo visto e sentito molti pazienti dire queste cose. Direbbero, beh, vorrei vedere i miei nipoti e poi morire in pace. Questi sono i desideri delle persone gravemente malate. Sono cose comuni che vediamo nella nostra vita di tutti i giorni. Oggi, Dio sta dicendo, se rimarrai in Cristo durante la tua vita, vivrai anche con Lui dopo la morte. Per favore, lasciate amen nei commenti e iscrivetevi a questo canale per ricevere la benedizione oggi.